La nuova Sogno Calcio contro il Dolzago ha calato il poker e l'obiettivo salvezza si avvicina. I biancazzurri davanti al pubblico di casa, guidato dalla Maidomo Group Sassela, hanno sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione. 27 punti, nono posto in classifica e soprattutto 9 punti di distacco dalla terzultima. I ragazzi di Mister Fraschetti sono partiti subito con il giusto atteggiamento. Dopo 7 minuti di gioco il Sogno era già in vantaggio, con Mattias Rodriguez, bravo a sfruttare un pallone arrivato all'altezza dell'area piccola. Il suo tiro si è insaccato nella porta difesa da Vassena. Al 23esimo Chilafi reclamava un rigore, ma l'arbitro non ha ravvisato gli estremi per concederlo. 2 minuti dopo il direttore di gara ha invece decretato il penalty per un intervento sempre ai danni di Chilafi. L'azione era proseguita con Rodriguez nuovamente a segno. Palla sul dischetto e dagli 11 metri Anas Malaterfurs realizzava il gol 2-0. Al 30esimo Dolzago pericoloso con Bosisio e Lassi si faceva trovare pronto. Al 36esimo palo di Raul Julio Olivares. Al 42esimo biancazzurri vicini al gol con Victor, Vassena ha deviato in corner. Nella ripresa, redding del match ancora saldamente nelle mani della nuova Sogno Calcio, al 60esimo è arrivata la terza rete con assist di Politano per Victor, tiro al volo, rimpallo e palla nel sacco. Al 63esimo altra ghiotta occasione per Victor, il suo colpo di testa su corner di Anas è finito poco alto sopra la traversa. All'89esimo poker biancazzurro, a Ubiacube è piombato su un pallone destinato al portiere e ha calciato a rete, gol e pubblico in estasi. Nel 2022 6 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte per i ragazzi di Mister Fraschetti. Domenica in agenda la difficile trasferta sul campo del Lissone, quinta forza del girone, fischio d'inizio alle 14.30.